Ok, oggi vi do la spiegazione della prima canzone del video sui riff, Satisfaction by Rolling Stones. Prima di iniziare volevo dirvi che ho creato una sorpresa musicale che troverete gratis cliccando il primo link in descrizione. Diversa dall'ultima volta. Allora, Satisfaction by Rolling Stones. Questo riff è abbastanza facile. Io parto dalla quinta corda, ok? Quindi in questo caso. Questo è quello che faremo, quindi metto il primo dito e il secondo dito, come siete più comodi, sul secondo tasto della quinta corda, ok, in questo modo, e da qua faccio due volte, e dopo terza, quindi terza volta, e passo sul quarto tasto, ok, e poi quinto tasto semplicemente, ok, e poi ritorno sul quarto, per poi ritornare sul secondo, quindi... Se riuscite, fate il palm mute, quindi mettendo il palmo della nostra mano sulla prossimità del punticello per stoppare un po' le corde, smorzare le corde, quindi. E da qua poi io inizio con gli accordi, quindi. Questo è quello che faccio nel video del riff, ok? Quindi parto dal Mi maggiore, che lo formiamo in questa posizione, quindi primo dito sul primo tasto della terza corda, ok? Poi terzo dito sul secondo tasto della quarta corda e secondo dito sul secondo tasto della quinta corda, e suono tutte le corde, ok? Da qua cosa faccio nel video dei riff? Traslo la posizione di due tasti, quindi, ok? Poi vado su ancora di un tasto, quindi la terza volta, poi ritorno. Ok, quindi. È un modo alternativo di fare il riff, ok? Poi inizia a cantare col palm mute e col Mi maggiore. I can get no. La maggiore. Satisfaction. I can get no. Come avete notato, qui il riff l'ho trasformato in accordi, quindi Mi maggiore due volte, Mi maggiore La solo una volta e Re maggiore, ok? Re maggiore, La e Mi maggiore, ok? Quindi pa 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 pa. Come vedete viene molto bene. Poi, se volete, rincominciate col riff.